lancetta, possibilmente a punte fini, andiamo ad afferrare il parassita il più possibile vicino alla cute, ok? Successivamente andremo a fare una leggera trazione accompagnata da un movimento rotatorio per l'estrazione del parassita, ok? Dopodiché, nel momento in cui abbiamo fatto questa manovra e la zecca è uscita completamente, andremo a disinfettare. Con cosa andiamo a disinfettare? Andiamo a disinfettare con qualsiasi disinfettante che non sia colorato o clorato di fatto, ok? Perché il disinfettante clorato va ad impedire un'immediata identificazione di quello che può essere un flocus o un'infezione, un'infiammazione del sito del morso della zecca, ok? Una cosa da porre particolare attenzione è nel momento in cui andiamo a estrarre il parassita, dobbiamo stare attenti a non schiacciarlo, perché andremo a stimolargli il vomito, ok? E di conseguenza tutto quello che abbiamo parlato fino adesso, a rischio di infezioni. Ecco, vediamo il movimento rotatorio, che forse sì. È una cosa. Allora, nel momento in cui abbiamo pinzato sì. La zecca, facciamo una leggera trazione assieme a una rotazione, ok? Qualora la zecca si dovesse rompere e il rostro rimanere nel sito del morso, non ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo solo andare a toglierlo aiutandoci con un ago sterile oppure talora con la punta di un bisturino e praticare una leggera incisione e poi rimuovere il parassita. È raccomandato, mi raccomando, l'utilizzo di un disinfettante sempre e annotarsi la data in cui si è tolta la zecca e controllare il sito per i prossimi 30-40 giorni, perché appunto, come hanno detto i nostri medici, il problema di sviluppo poi di segni di infezione a distanza non sono così scontati e rari.